Bello a tutti ragazzi e bentornati su questo nuovo video, sono Nidros Player e oggi siamo tornati con la carriera con il Cagliari. Ragazzi, davvero non sapete da quanto tempo, no beh voi sì ovviamente lo sapevate, se è da un mese ragazzi che non carico video, non vi preoccupate che vi sarà tutto spiegato in un video che non so, penso che ovviamente uscirà dopo di questo. Ragazzi, se non mi vedete in faccia è perché purtroppo la webcam ha fatto un bel volo nel lago. Vi spiegherò come sempre tutto tra poco nell'altro video. Senza perderci in chiacchiere ragazzi, siamo tornati qua con la carriera col Cagliari, che davvero ragazzi mi avete tartassato di commenti che mi continuavate a dire: Nidras, porta la carriera, che fine ha fatto la carriera, oh mio Dio, ucciditi. E allora ho detto: ragazzi, stiamo calmi tutti quanti, perché non è che non ho voluto io registrare, è perché ragazzi per cause lavorative non sono più a casa. Comunque vi sarà spiegato tutto. Comunque questa è la rosa che abbiamo, per chi non, magari non ha seguito alcuni episodi. Questa è la nostra rosa con un bel Pirlo a servire Boriello e Sau. Sau scatenato in questi, negli altri episodi precedenti, ha fatto davvero il delirio. Qui uno Svilar che sta crescendo come non mai, e non siamo ancora neanche arrivati alla fine del girone dell'andata, perché mancano ancora un paio di partite, ed è già salito di più 5, quindi ragazzi fa spettacolo. Yusuf Poulsen che si sta svegliando in questi giorni, quindi ragazzi lasciamolo che si svegli con calma. Oggi andremo a giocare contro l'Empoli, saremo fuori casa ragazzi, ci stiamo avvicinando anche al calciomercato, quindi ragazzi vi invito come sempre a scrivermi tutto il possibile, i consigli che mi volete dare per il calciomercato, che volete vedere nel nostro grande Cagliari, che ragazzi è primo in classifica a più 2 dal Sassuolo, quindi ragazzi primo e secondo, primo Cagliari, secondo Sassuolo, quindi ragazzi si sta facendo davvero il delirio in questa stagione. In questa mia carriera ragazzi, cioè, praticamente è ricca di sorprese, cioè non smette mai di sorprendere questa carriera a quanto pare. Meglio così ragazzi, per non vedere le solite Milan, Juve, Inter sempre lì al top. Meglio vedere qualcun'altra al top che magari merita un attimino di più. Allora, Poulsen è morto, quindi non possiamo usarlo. Metteremo Giannetti con Boriello. Tutto pronto, ci vediamo all'Europark per gli highlights di Empoli-Cagliari. Ci vediamo tra pochissimo. Ed eccoci qui ragazzi, quindi all'Europark Empoli-Cagliari. Il Cagliari che si trova fuori casa contro l'Empoli. Un Cagliari che, se non sbaglio, che è passato un mese ragazzi, quindi non mi uccidete se sbaglio, dovremmo aver pareggiato l'ultima partita 0-0 contro il Napoli, dopo aver avuto tante occasioni sia da un lato che dall'altra, si è conclusa 0-0. Il Cagliari, come ho detto, è prima nelle prime 16 partite con 34 punti, a più 2 dal Sassuolo e a più 6 addirittura ragazzi, no a più 4 scusate, dalla Juventus che si trova al terzo posto. È ovvio che fa molta impressione sinceramente vedere una squadra come il Cagliari primo, ma soprattutto una squadra come il Sassuolo ad essere seconda, quindi davvero è proprio una stagione che non sarà mai come nella realtà. Io davvero spero vivamente che nella realtà magari qualche piccola, come ha fatto all'inizio quest'anno il Sassuolo, che ha fatto tanto spettacolo come l'anno scorso, che si è qualificata in Europa League, spero che anche in questi anni troveremo tante belle cose grazie alle squadre piccole. Tutto pronto, si comincia qua. Empoli-Cagliari, palla al Cagliari che dà inizio a questo, spero, grande match. Fuori gioco, ce la caviamo ancora. Storari, poi ragazzi, una piccola chicca del mercato. Storari è andato al Milan in prestito e al Cagliari è arrivato Gabriel in prestito. Hanno fatto uno scambio di prestiti proprio in questi giorni. Storari quindi ufficialmente non è più un giocatore del Cagliari, ma è diventato il secondo portiere del Milan, ovviamente dopo Donnarumma, perché Donnarumma è un fenomeno ragazzi, quindi è inutile stare qui a raccontarci le favole. Quindi non è più un portiere del Cagliari, però attenzione adesso ancora all'Empoli. Madonna, ho rischiato il rigore e c'è il gol. Gol dell'Empoli con, non ho capito chi è, non è Saponara, perché Saponara dovrebbe essere il capo del, sì,
Dovrebbe essere il capitano. Il difensore era salito per dare una mano avanti a giudicare. Il difensore, il terzino, il terzino dovrebbe essere. Qua errore clamoroso di Storari. Zambelli, primo gol in Serie A e lo segna con noi. Mamma donna. Pirlo, un po' di spazio. Pirlo, ottima livello che attenzione per Giannetti, il tiro. L'arbitro fischia. Calcio di rigore, ragazzi. Calcio di rigore e rosso, espulsione, potrebbe cambiare la partita. Kosic espulso su questo grande palla, che palla di Pirlo, ragazzi, fantastica per Giannetti che tira giro sul secondo palo, l'aveva anche parata. Rivediamo qua, rigore nettissimo su Kosic, magari il rosso, no beh sì, il rosso ci sta. E adesso l'Empoli è costretto a giocare in 10. Espulsione di Kosic, vediamo chi batterà questo rigore. Lo batterà Pirlo assolutamente. Io non voglio provare, non voglio rischiare il cucchiaio. Pirlo, prova lui! Andrea Pirlo pareggia i conti per il Cagliari, ragazzi, al numero 7. Il nostro CR7, il nostro regista Pirlo pareggia i conti contro l'Empoli su rigore. Ragazzi, aveva, mi sembra, 84 di rigore. Come faccio a non farlo tirare a Pirlo? Mamma mia. Spiazza addirittura il portiere. E adesso dovrebbe essere tutta in discesa per noi. Quarto gol in Serie A per Andrea Pirlo con la maglia del Cagliari. Ci può stare, molte squadre magari giocano meglio. Attenzione, però non è finita. Palla per Giannetti. Giannetti il tiro, ma non centrale. Ma non centrale così Giannetti, mamma mia. Finisce qua la partita. Avevamo l'ultima occasione con Giannetti che se l'è divorata. 1-1 contro gli emiliani. Ci va bene così, meglio della sconfitta. Però guardate le caratteristiche, le statistiche. Empoli un tiro, 0 in porta. Noi 5 tiri, 5 in porta. Un pareggio che sinceramente non ci meritavamo. Però vabbè, ci sta, ci sta. Secondo pareggio di fila, sempre se non mi sbaglio. Male che vada, dovremmo arrivare a pari punti infatti con il Cagliari. E momentaneamente siamo ancora primi, perché lo scontro diretto, ragazzi, ce lo giochiamo qui adesso contro il Sassuolo. Vediamo un po' se riusciamo a far crescere qualcuno. Allora, sinceramente al posto di Pellegrini io farei aumentare momentaneamente il nostro bellissimo difensore, eccolo qua, De Ligt, con un bel torello per lui, così cresce anche lui. Sono tutti ragazzi molto ma molto giovani, ragazzi, sono davvero dei ragazzi giovani. Poulsen, finalmente Poulsen arriva a 75. De Ligt sta per arrivare a 68 e Svilar, come sempre, cresce con una leggera calma, direi, 5 di 5 punti in giro di 17 giornate. Mamma mia, un mostro Svilar. Allora, andiamo a giocarci quindi contro il Sassuolo, che davvero volevo parlare bene del Sassuolo, perché ragazzi, trovarsi a pari punti Cagliari-Sassuolo al primo posto con 35 punti e vedere sotto di noi Juve-Inter-Napoli fa un effetto, ragazzi, vuol dire che stiamo facendo davvero una grandissima stagione con questo Cagliari. Davvero complimenti. Storari accetta, se non sbaglio, il rinnovo. Andiamo a vedere un po'. Kop, Boriello accettano il prolungamento del contratto. E infatti vedete qua tutti che accettano il prolungamento. Andiamo a giocarci, finalmente torniamo in casa dopo due partite di fila. Torniamo in casa contro il Sassuolo. Vedete qua i giocatori sono tutti stanchi morti. Ritorna l'asse Poulsen-Sau. Poi vorrei lasciare momentaneamente così, anche se quel Pirlo qua mi sembra davvero stanco morto. Però con calma, ragazzi, arriveremo a fare tutto. Allora, mettiamo Salamon qui. Direi che al posto di Diego Farias un bel Pellegrini ci sta. Un bel Ionita. E qui piuttosto mettere De Sena, il capitano. Eccolo qua. Poi magari mettere Bittante al posto di Matiello, che Matiello può fare anche da terzino destro. E magari mettere Cepitelli. Facciamo un po' di sostituzioni. Eventualmente dopo metteremo João Pedro al posto di Pirlo.
Andiamo a giocarci quindi, sempre leggenda, sempre 4 minuti e brutto tempo, piove, al nostro stadio classico Cagliari-Sassuolo. Ci vediamo per questo scontro diretto, fa la prima contro la seconda in classifica, tutti e due a pari punti. Ed eccoci qui ragazzi, quindi allo stadio classico, una partita che praticamente vale lo scudetto, vale il titolo di campioni d'inverno tra Cagliari e Sassuolo, tutti e due a pari punti, a 35 punti, momentaneamente primo il Cagliari, penso per differenza gol o qualche altra cosa, vedete qui. Siamo lo scontro diretto, ce lo giochiamo oggi. Quella, la vincitrice esce e prende 3 punti su la seconda, ovviamente in questo momento, perché c'è la Juve che deve ancora giocare una partita. Se vince va a 34, quindi saremmo a meno 1 da un eventuale Juventus. Se dovessimo vincere, se dovessimo perdere, purtroppo andiamo al terzo, secondo posto. Ma così è il calcio e la stagione è ancora lunga. Tutto pronto, si comincia. Cagliari-Sassuolo, torna l'asse Poulsen-Sau. Speriamo che facciano spettacolo come ci hanno fatto vedere nelle ultime partite. Bella per Ionita, che scatta Ionita. Bella palla, niente da fare ragazzi, niente da fare. Occhio di là che può partire. Bravissimo Salamon, no, attenzione, passato e la rete. Rete del Sassuolo. Gol di Matri dalla distanza. Il Sassuolo ci punisce. Sassuolo ci punisce con un bel tiro di Matri. Ed è finita qua. Alessandro Matri, quarto gol in Serie A per lui. Al 50° minuto il Sassuolo la apre. Apre la partita con il gol di Matri. Magnanelli, bravissimo De Sena, che però si dimentica del pallone. Lui fa l'intervento, poi non vuole il pallone. Cioè, è uno dei giocatori più bravi nel fair play. Poulsen vede Pellegrini. Pellegrini col destro palo. Non ci credo. Non ci credo. Ma la palla è ancora nostra. Poulsen, toccala. Non ci credo, ragazzi. Palo di Pellegrini. Attenzione Baezan. Baezza prova a mettere in mezzo la rete. Raddoppia al Sassuolo, 2-0. Gol sbagliato, gol subito, la legge del calcio. Missiroli appena entrato la chiude lui al 73° minuto. Ormai è chiusa ragazzi, perché se non mi fa entrare, se non mi ha fatto neanche entrare il tiro di Pellegrini, non so che cosa fare. Bella palla per Poulsen, attenzione, buonissima. Poulsen, non mangiartelo. Non se l'hai mangiato, non ci credo Poulsen. Non ci credo, cazzo, Poulsen! Niente ragazzi, finisce qua, 2-0. Perdiamo 2-0 contro il Sassuolo. Un Sassuolo che sinceramente l'ho trovata alla pari con noi. Però è stata molto più brava a sfruttare le occasioni, sinceramente. È stata molto più brava a sfruttare le occasioni. Noi ne abbiamo avute, sinceramente, molto di più di loro. Però la partita è andata così. Perdiamo il primo posto. Passa il Sassuolo, seconda. Pellegrini stava per fare anche il gol dell'ex. Sinceramente me l'ha ricordato adesso le notizie. Ma niente da fare, noi ci abbiamo provato e riprovato, ma il gioco non ci ha fatto segnare, né con Poulsen e né con Pellegrini. Potevamo essere benissimo 3-0 per noi al primo tempo, ma quando il gioco ci si mette ragazzi, ci si mette ed è finita. Siamo comunque ancora in zona Champions ragazzi, perché è ancora tutto aperto. Non dobbiamo stare qua a demoralizzarci, perché è ancora veramente tutto aperto. È iniziato il calciomercato ragazzi, è iniziato il calciomercato. Allora ragazzi, io mi vorrei fermare un attimino qui per dar tempo magari anche a voi di scrivere i commenti. Allora, anche se io la mia lista la faccio, poi aspetto con ansia i vostri commenti. Calciomercato aperto, Luca Cepitelli se ne vuole andare, quindi dovremmo anche magari comprare qualche difensore magari buono. Simuliamo ancora gli stessi per cercare di dare un qualcosa in più al nostro attacco. Poulsen ragazzi
è forte, di fisico, tiro i palloni, bello di dribbling, ma davanti alla porta, ragazzi, deficita come non mai. Deficita come non mai. È davvero, non è una sicurezza Paulsen, ragazzi, quindi fatemi sapere se magari Yusuf Paulsen, avendo anche fatto un po' di plusvalenza con lui, perché l'abbiamo fatto crescere di 2, sicuramente lo riusciremo a vendere più di quello che l'abbiamo pagato. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti. Noi io mi fermo qui. Ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando, ragazzi, lasciate tanti commenti, perché il calciomercato è finalmente aperto. Ci vediamo al prossimo episodio. Lasciate un like, commento, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella!